Per il momento il ragazzo non ha ricevuto comunicazioni, nel senso che comunque lui aveva sposato, tra virgolette, questo progetto del Perugia e con un allenatore che comunque conosce bene, che l'ha sempre voluto, quindi al momento non ci è stato comunicato nulla. L'unica cosa che ti posso dire è che in passato qualche contatto con l'Avellino c'è stato, però solamente così informativo. E non si è portato avanti il discorso e magari non so se a gennaio possa venire fuori qualcosa. Da quello che so, lui si trova bene a Perugia, quindi è anche a scadenza di contratto e è normale, comunque è un giocatore importante. Si valuta quello che viene fuori, valutiamo, Secondo mettiamola lei, così. però, Avellino potrebbe essere una meta, giusta per lui, per il suo futuro, nel caso dovesse esserci qualche contatto? Diciamo che come piazza è una piazza molto importante, quindi è normale. I matrimoni si fanno in due, quindi no, purtroppo con l'Avellino non abbiamo avuto modo di parlare in questo periodo, quindi non sappiamo neanche quanto ci sia di vero. Ti dico la verità, è normale che Avellino è una piazza importante e un giocatore come Federico non è che può bistrattare una piazza del genere.